Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Finalmente torniamo con un video su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Scusate il tono di voce, ma sono leggermente raffreddato, quindi ve lo dico in anticipo che purtroppo mi sentirete con questo tono di voce. Spero di potermi riprendere al più presto, però purtroppo il raffreddore mi ha colpito. Giustamente tra caldo freddo, è normale che io mi sia un pochino debilitato. Detto questo, come potete vedere a schermo, finalmente abbiamo la possibilità di reclutare Snow e 5 con le loro rispettive X Plus, dato che appunto oggi è uscito il Lost Chapter di 5. Un Lost Chapter che farò con calma. Molto lentamente, probabilmente potrei farlo anche in live, ma non lo so, vediamo, ci penso un pochettino, visto che comunque è da un po' che non vado in live su Opera Omnia perché giustamente non avevamo contenuti a disposizione né tantomeno cose da fare, per cui ho tra virgolette trascurato un pochettino la sezione Opera Omnia per dedicarmi comunque alle live di Twitch su Monster Hunter. Quindi vi invito anche su Twitch, qualora voi siate interessati appunto a seguire la storia di Monster Hunter, che comunque sta piacendo e quindi sono contento anche di questo. Andiamo indietro dove abbiamo anche altre notizie, ovvero il prolungamento a questo punto del banner, di questo banner appunto che include tutte queste ex, dato che appunto abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 310, diciamo dei 310 retweet per multi free, quindi ogni multi free per l'appunto, anzi, volevo dire per ogni tot retweet, guadagnavamo in generale nella community in Giappone un giorno di free multi, e noi ovviamente ci siamo riusciti. Quindi tanta roba. Infatti, come potete vedere, il periodo diciamo che è stato prolungato e avevamo il tempo, lì c'è scritto, dal 13.8 alle 17 fino al 21.8 alle 16.59. Però noi già comunque abbiamo concluso il tutto e quindi abbiamo a quanto pare il prolungamento che durerà fino forse al 2 settembre, se non ricordo male. Perché dovrebbero essere 10 giorni o una cosa del genere in più. Quindi tanta roba. Andiamo avanti con le notizie dove appunto appare il Lost Chapter di 5, dove per chi non ha avuto la possibilità può reclutare il personaggio, prendere la 15 CP e l'armatura 35 CP con il boss che ricordiamo benissimo essere quella sorta di golem gigante dove appunto tempo addietro con Noctis riuscivamo appunto a farlo volare e colpirlo, dato, cioè, diciamo, grazie al rework che era stato fatto in precedenza su Noctis. Quindi ho dei bei ricordi legati a questo gigante, quindi sarà un piacere poterlo risconfiggere e ributtarlo giù. Ultima notizia, costume alternativo di Snow. Caruccio come costume alternativo, però probabilmente io non credo di andarlo a prendere perché comunque Snow non è un personaggio preferito. Ho intenzione di pullare, infatti oggi il nostro sarà un video pull dove andremo a cercare la sua ex, dato che comunque è diventato un buon tank e come ben sapete ormai all'interno del gioco avere un buon tank e avere dei buoni support è quasi una cosa fondamentale. Per cui procediamo con l'andare sul banner. Come potete vedere, free multi. La prima sarà una free multi come sempre. Ma prima vi includo per questa volta nel video anche la free multi che faremo sul banner esclusivo della campagna, diciamo, estiva. Aumentiamo un pochino l'audio perché ecco. Perché non si sentiva. Quindi
prima andiamo di questa free multi. Da qui vi ripeto, io cerco soltanto Paladino Cecil, quindi non ho intenzione, cioè non mi servono altre armi. È solo Paladino Cecil quello che mi manca e spero ovviamente di poterlo ottenere. Qualora non lo ottenessi, niente, magari lo otterrò in futuro. Power Stone e Power Stone, va bene, doppia 15 CP di Zac e Wall, che comunque ho già entrambi, quindi, ah no, forse quello era Firion, o Wall o Firion, uno dei due. No, penso Firion, perché Wall era quella dorata, ok? Quindi 15 di Firion e 15 di Zac, 2 Power Stone, perché comunque già ce le ho e va bene così. Adesso, free multi per quanto riguarda Snow e 5. Vediamo un po' quello che esce. Alla fine mi va bene tutto, perché di questo banner ho solo Kite'Sith completo. Non ho né 5 né Snow, non ho completamente niente di loro. Per cui qualsiasi cosa esca va benissimo. Sicuramente una mono oro, che è la 15 di Snow. Vabbè, poteva andare sicuramente meglio. No, di Snow infatti non ho nulla, né 15 né 35. Per quanto riguarda questo banner, a dire la verità, volevo darmi un limite. Perché, diciamo, abbiamo anche Jack alle porte. Sì, io comunque con Jack probabilmente andrò deep di Ticket, visto che comunque possiedo Ramza, quindi buttare le gemme lì potrebbe essere controproducente. Ramza io già ce l'ho completo, quindi diciamo che con i Ticket lì dovrebbe essere la scelta più saggia. Qui, ripeto, ho soltanto Kite'Sith completo, non ho né 5 né Snow, per cui è tutto di guadagnato quello che riceviamo da questi pool, per cui direi di fare un paio di multi. Vediamo come va. Cambio a 6. Tre oro, va bene. Ex di 5. Ah no, cambio a 9. Olè, va bene. Già seconda multi, ex di 5. Quindi una già ce la siamo portata a casa. Perfetto, è la 15 di 5. Ho detto forse 35 per sbaglio. E 15 di... va bene. Diciamo che la priorità per me tecnicamente dovrebbe essere Snow, quindi già il fatto comunque di avere una delle due ex va bene. Non è un banner al quale punto andare al piti, sinceramente parlando, però vorrei trovare almeno il kit completo o comunque anche i red token che ho fatto dalla campagna, per cui volendo posso anche spenderli per evitare di consumare troppe gemme, però preferirei comunque trovare più armi. Ecco, magari non mono oro, mi piacerebbe tantissimo magari non trovare delle mono oro, che mi darebbe, cioè che mi dà parecchio fastidio questa cosa. Dai però, ma perché tutte queste mono oro? Cioè, veramente il gioco sta girando malissimo. Sta girando veramente malissimo. Vabbè, d'altronde non può essere sempre festa. Questo va bene. Però le monooro, diciamo, sono proprio il male di questo gioco.
Ok, anche la 35 di Snow ce la siamo portata a casa. Sono a 38. Ok, andiamo con l'ultima multi per il momento e magari tiriamo qualche ticket. Mamma mia, orribile. Cioè, tutte monooro. Tutte monooro. Allora, però riusciamo. Magari poi con le gemme che faccio dallo Lost Chapter arrivo a 35 e tento magari un'altra multi. Ma per il momento andiamo di qualche ticket. Alla fine abbiamo già X 15 e 35 di 5, se non sbaglio, forse la 35 non ce l'abbiamo. E di Snow comunque abbiamo già 15 e 35. Avevo visto nessun loading particolare, per cui ho preferito andare avanti. Oh, 35 di 5, che detta così sembra un po' un gioco di parole, quindi il kit di 5 ce l'abbiamo completo. E va benissimo. Diciamo che per essere alla pari, diciamo per chiudere il banner, anzi più che essere alla pari, mi manca solo la X di Snow. Un'altra X di 5. Buono, cioè alla fine è buono, perché comunque mi permette di risparmiare Power Stones. Però diciamo che il target sarebbe un altro. Queste orb grigie che trollano sono veramente, veramente infami. Io ovviamente le, tra virgolette, riconosco perché appunto non vedo nessun tipo di caricamento particolare. Quindi nel momento in cui appare la orb grigia ma senza un caricamento particolare, stiamo avvicinando ai 50 ticket, perché nel momento in cui raggiungeremo i 200, raggiungeremo i 50 ticket tirati. E magari vediamo, provo a concluderli questi 50 ticket. Però già aver trovato 2x di 5 mi posso ritenere molto soddisfatto, perché comunque trovare le x è sempre una cosa buona. Un'altra x di 5. E sono tre. Cioè, ho maxato praticamente l'ex di 5 senza Power Stone. Un'altra 35, va bene. Diciamo che
Non mi fa schifo. Vabbè, 35 di kite che non mi interessa. Cioè, non mi fa schifo la cosa. Perché comunque maxare senza Power Stone è sempre un'ottima cosa. Cioè, tutte le orb grigie oggi comunque mi stanno trollando. Ultimi tre ticket. Ok, andiamo a fare un'altra multi. Oh, c'è stato il connecting stavolta. Attenzione, attenzione. Attenzione, c'è stato il connecting. Vediamo se è la volta buona. Se fosse così, mi va bene, mi fermo, mi va benissimo. No, non va bene. Ok, però ci siamo perché ho preso un'altra 15. Va bene. Vado di altri 50 ticket in modo tale da arrivare a 150 e poi ritornare sopra, diciamo ritornare ai 200 bene o male con l'evento di Jack, che saranno poi quelli che andrò a spendere direttamente sulla sua batch. E per il momento penso che non continuerò a pullare, anche se non dovessi trovare Snow purtroppo. Resterò un attimo a vedere come sarà di per sé Snow. Mi informerò nel frattempo, vedrò video. Un'altra ex di 5. Cioè, ho maxato la ex senza Power Stone. Cioè, veramente incredibile. Veramente incredibile. 35 di kite. E ripeto, da un lato mi va bene perché così non utilizzando Power Stone comunque ho un personaggio praticamente completo. E quindi va bene. Cioè, incredibile. Cercavo Snow e ovviamente il gioco mi rifila 5. Per il momento ancora nulla. Peccato, in quella multi mi ero quasi illuso. Avendo visto quel connecting comunque mi ero un po' illuso. Anche se in realtà effettivamente è stato un connecting abbastanza breve, quindi ci poteva stare il non essere la ex di Snow. Ci poteva stare. Però diciamo che il gioco mi ha un pochino abituato. Ormai alle orb grigie non credo più. Cioè, tutte le orb grigie che sto beccando sono tutti dei troll, quindi non. Un'altra ex di 5. E sono 5. Cioè, non ha senso questa cosa.
Non ha senso. C'è una cosa senza senso. E a questo punto, diciamo che il banner sta parlando. In questo caso il banner mi sta parlando, mi sta dicendo fermati perché tu Snow non lo puoi avere. Cioè il gioco mi sta dicendo questo. Mi sta dicendo tu Snow non lo puoi avere. Fine. Accontentati di 5, cioè ti regaliamo 5, ma Snow lascialo perdere. Fondamentalmente il discorso è questo. Proprio il banner mi ha parlato e mi ha detto basta, tu Snow non lo puoi avere. Ok, ancora armi di 5, ormai mi vanno bene così. Almeno non uso le Power Stone. E va bene. E direi che non ci siamo riusciti. Per quanto riguarda le multi, a dire il vero, siamo a 140 PD token già. Quindi vuol dire che con un'altra multi andiamo a 160. Con un'altra multi a 180. E con l'altra, quindi con altre 3 multi, che sarebbero 15K, dovrei ritornare. Cioè dovrei andare a 200 PD token. E mi permetterei di avere un libro, cioè mi potrei permettere di ottenere un libro. Non è male come idea. Diciamo che ormai diciamo il fatto di aver speso tutte queste gemme in realtà mi porterebbero ormai a prendere il libro. Volevo tenermi in realtà qualcosa da parte, però direi che a questo punto il gioco vale la candela. Oh, attenzione! Connecting e orb grigia, orb argentata. Non mi fido tanto di questo connecting, però è un connecting. E l'esperienza ci insegna. Non so, vediamo. No, l'esperienza ci insegna niente. Un'altra mono oro. Ok, il banner per me è chiuso, ragazzi, perché cioè non il banner è chiuso, mi ha detto completamente di no, mi ha detto completamente di no questo banner. Infatti arriverò al libro e basta, non ho intenzione di continuare a pullare perché sarebbe un suicidio totale. Va bene, 4 dorate, ma ok, mi fermo a queste 13K, che ovviamente poi accumulerò con evento, Lost Chapter, eccetera, eccetera. Dovrei ritornare circa, considerando anche l'evento di Jack, attorno alle 20.000, più o meno, secondo due calcoli che mi sto facendo. Va bene, ok, 200 PD token, non andrò assolutamente al PD, per ora non prenderò il libro però, perché io sono un tipo abbastanza volubile, anche se veramente non credo proprio di andare a raggiungere il PD, non è sicuramente banner da PD per me, ovviamente, però avere già i 200 PD token per il libro fanno tanta roba, perché con i lingotti che prenderò dalla reward della Summer Campaign, più ovviamente il fatto di avere già comunque la X di 5 maxata praticamente, e anche il set completo, perché da tutte le Power Stone che ho preso comunque il set ce l'ho completo. Non so se magari voglio tirare qualche altro ticket per arrivare magari ai 130-120 ticket e poi riaccumularli. Anche perché, ripeto, i ticket vorrei andare deep su Jack, quindi per ora aspetto. Vediamo
come andrà la situazione su Jack e poi successivamente deciderò il da farsi. Intanto vi faccio vedere perché è una cosa abbastanza ridicola, cioè il gioco comunque ti parla. Se c'è una cosa che ho imparato in questi anni di Opera Omnia è che il gioco ti parla. Cioè, penso che non debba aggiungere altro. Cioè, io farvi vedere questa schermata, penso che valga tutta, penso che valga tutto il video. Cioè, il fatto di aver trovato comunque 5 ex di 5, che sembra fatto apposta come gioco di parole, ti fa capire il fatto che tu, Snow, non lo devi avere. Cioè, il gioco mi ha precluso Snow. Questa è una cosa che comunque succede in questo tipo di giochi e siamo noi che dobbiamo stare attenti appunto a questa situazione. Quindi non far prendere la mano, non andare deep, non andare in rage pull e non bruciare tutte le risorse. Io ovviamente la lezione l'ho imparata tempo addietro. Quando appunto non mi volle uscire ai tempi né Lyle, non mi volle uscire neanche Setzer, e poi mi uscirono con un paio di ticket successivamente. Quindi Snow in questo momento è la stessa cosa. Mi ha detto di no, proprio ha chiuso, mi ha chiuso praticamente la porta in faccia e vuol dire che magari la aprirà più in là. Io penso che per questo momento, per questo momento nello specifico mi possa fermare, perché non ho intenzione di andare avanti. Se prenderò qualche altro ticket in più, magari lo pullo off camera, magari me lo pullo per conto mio, però ripeto, per quanto riguarda i ticket voglio restare sopra i 150, perché considerando l'evento di Jack, riuscendo a farmare più o meno altri 50 ticket, ritornerei a 200 e quindi quei 200 ticket andranno solo ed esclusivamente per Jack. Poi, in base alla situazione, deciderò se continuare su Snow e 5 o se addirittura chiudere il tutto qua. Comunque, per il momento io chiudo qui. Spero che a voi le pull siano andate decisamente meglio. Fatemi sapere magari sotto nei commenti che cosa avete trovato, cosa non avete trovato e come agirete per il futuro e io per il momento vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.